Vediamo se sul forum di RPG Maker è uscita qualche notizia interessante. Cosa? I risultati del Short Game Contest sono usciti l'altro ieri e io devo ancora finirne due. Dai, mettiamoci sotto. Oh, finalmente. Si è teletrasportato, come ha fatto? Ah, addormentato. Prendi questo. Oddio, chi è quello? Non posso affrontarlo da sola. Meglio aspettare di avere Ethan con me. Va bene, sì, ok. Dai, potrei farcela. Zah! Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ok. Lui va là. Va lì, sinistra. Destra. Su, si ferma lì, dopo un po' si gira a destra. No, non si gira, è ancora meglio. Sì, è facile. Tappo qui, shift in là e preparo a sparare. Più facile così. Ultra facile. Questo era too easy. E c'è un altro simpatico. Lì si ferma. Ah, non si ferma, devo mirare al volo, ok. Dovrei farcela. Oh, bam! Dannazione. Anche questo, perfetto. Addosso! Raffica! Aia! Oh, ho perso e non salvo da tempo. Che bello! Ok, praticamente sembra che Ethan si è rinchiuso dietro quella porta, che è bloccata da una macchina che si è guastata. Che tempismo! Adesso! Ha! Non mi vede, non mi vede. Adesso, via. No, 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 no. Sono Ethan, è un bug. Sono diventato Ethan, si è buggato. Come liberare Ethan di prigione usando il teletrasporto? Appena finiamo questa battaglia. Quanti sono? Fate on fire. Oh, 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 morti tutti quanti. Vabbè, questa cosa non la capisco. S e spara. Ok, cosa ci sarà mai in questo scrigno? Chissà, magari una chiave che ripara la macchina di poco fa. Vediamo. Musica di Zedda. Ta-na-na-na. Qualcosa. Cosa ho preso? Che cavolo? Che cavolo sto facendo? Oh. Ah, dovrei riportare lo scienziato, sono un genio. Non importa, ora posso finalmente riparare il guasto. E vai! Un set point, che bello! Non posso puntare la pistola. È una zona boss, che cosa? Ah, no, 12 sta morendo. Ciao. No, davvero, da come è posizionato sembra appunto una zona pre-boss, ma sarà solo un'impressione. Dubstep! Ok, basta, ok, sto esagerando. Beh, qualunque boss sia, forse sarà il capo prigione per liberare Ethan, anche non so. Proviamo. Pronto? Pronto, qui Tomoko! Tomoko, che cazzo sta succedendo? Non riceviamo un tuo rapporto da ore. E Kiki, la mia copertura è saltata. Ascolta, c'è un lato positivo. Ho il progetto 12. È 12? Fantastico! Senti, lascia perdere il resto e torna subito alla base. Non posso. Brava, devi salvare Ethan, anche se è un tipo strano, devi salvare Ethan. Hanno catturato Ethan, l'uomo di cui ti ho parlato. Sto andando a recuperarlo. Non importa, abbiamo già il progetto 12. Una vittima in più non farà la di... Tu, e chiudi in faccia. E qui si torna all'inizio del gioco, da quel che posso immaginare. Sì, sicuramente sì. Signor Crow, devo riconoscerlo. Pensavo che avrebbe buttato il sacco dopo 8 sedute. E invece eccoci qui, Big Boss. Dovremmo dare un taglio a questa storia. Sto iniziando a esaurire il nomignolo lì da Phoebe Hardy. La sua faccia tosta è la cosa che mi sto a prendere di più. Significa che ti sto simpatico? No, significa che non ho ancora accettato la morte.
Nah, è molto più semplice di così. Prima o poi mi ucciderai, tanto vale andarsene facendoti perdere una giornata. Grande Ita. Mi sono stufato, quindi glielo chiederò un'altra volta. Dove state portando il ragazzo? Oddio, ho appena capito le tue intenzioni. Hai capito che ho disertato dall'esercito americano? Beh, non è certo un mistero. E proprio questo è il punto. Non hai davvero disertato. Oh no, il ragionamento figlio è come. Otsui chiede a fare degli esperimenti di bioprog per il governo giapponese. La notizia giunge ai servizi segreti americani che, come al solito, non possono farsi fatti propri. Dunque mandano te, occhio di falco, a fingere di voler tradire gli USA e sei per mettersi dalla parte del Giappone e della scienza. Ti guadagna fiducia di Kira e torni a vedere i risultati dei suoi esperimenti. Ma lei non ti mostra il progetto 12 che viene rapito. Tu volevi che Kira lo perdesse. Ora puoi farti dire da me dove si trova per raggiungerlo e tornare in America con lui. Tu non vuoi uccidermi, sono la tua unica speranza di farti tornare in America con 12. La mia fedeltà alla dottoressa è assoluta. E allora perché non è qui a seguire l'interrogatorio che potrebbe aiutarla a ritrovare suo figlio? Lei ha detto che sono morto, vero? Ah, signor Crow. Crew. Ehi, sono morto così. Ops. Oddio, che suspense, se succederà Ethan. C'è troppa suspense, come farà a salvarsi? Adesso entra la tipa e lo salva, fine, sconfigge il boss che sequestra Philips e vinciamo felici e contenti. Ok, più facile a dirsi che a farsi, ok. Se mi uccide, come farei a scoprire dove si trova il ragazzo? Meno dirà la sua ragazza. Cosa? Non ti muovere, Philips! Dicevo io che arrivava la cavalleria. Adesso però c'è la battaglia contro il boss. Sarà dura. Quindi lei è la ragazza di... Signorina Tomoko, l'aspettavo. La dottoressa mi ha parlato del suo tradimento. Era davvero... affranta, non poteva crederci. Pare che si fidasse molto di lei. Non sono qui per parlare di Otsu, Philips, ma per ucciderti. Oh, tutti che sanno usare il teletrasporto. Prima c'era Ethan che usciva dalla sua prigione andando a rifugiarsi da qualche parte a caso. E so c'è poi lui che si teletrasporta accanto e... facendo scosse elettriche, non ho visto bene. In segno di fiducia, ho accettato di testare una delle diavolerie della dottoressa. Non uccidere Tomoko! Vai 12, fatti valere! No, un altro bug grafico! E siamo 4! Progetto 12! Finalmente faccia a faccia! Sono il tenente Philips! Philips, nome sconosciuto. Ero di 404. Ah! Ragazzino, tutto bene? Non proprio, in crisi di astinenza alla connessione. Ah, i giovani d'oggi, sempre fissati con internet. Ora occupiamoci di questo corridore mezzo ceccato. Poi penseremo al resto. Stai lontano! Questo cos'è? Ghiaccio. Ah, è ghiaccio. Che bella sfida contro il boss, è più facile di così non esisteva. Oh wow, quindi non sai solo cuocere le bistecche, eh? È morto? Sembra di essere nel reparto surgelati. Se non è morto, lo sarà presto. Sei stato davvero... incredibile, sì, è la parola giusta. Hai idee su come uscire? Io e i 12 siamo passati dalla via principale, ma è parecchio sorvegliata. Se trovassimo una strada alternativa, sarebbe meglio. D'accordo, troveremo una soluzione. Ehi, li hai fatti tutti arrosto, eh? Non mi pare il momento di scherzare. Anche se mi sto rassegnando al fatto che per te ogni momento sia adatto per fare battute. Arrosto. Bravo 12 che capisce l'umorismo. Tomoko invece è noiosa. A proposito, non credi che sia ora di cambiarti il nome? Posso cambiare il nome? Oh sì, uscito da qui scoprirai molte altre cose, tipo le belle ragazze. Ah, ti ringrazio. Oh, ok, come hanno detto. Intendevo le belle ragazze, giovani. Stai peggiorando la situazione. Comunque parlavo del tuo nuovo nome. Come ti piacerebbe chiamarti? Io, mi piacerebbe... No. Dannazione, non ci sta 24 al doppio di 12. 24 suonava benissimo, dai. Ok, ho trovato un nome veramente bello. Nome bello. Sì, sì, ispira. Ehi, un bel nome, ottima scelta. Grazie, nome bello.
Vabbè, basta, sto delirando. Bene, è ora di andare. Usciamo da questo maledetto inferno. Ho ottenuto la chiave base militare, sì! Comunque vorrei segnalare un altro errore di passabilità, ovvero non si può passare qui sotto. Non è per niente grave, ma insomma fa il suo effetto. Ed è qui a destra, immagino, l'uscita secondaria. Fammi salvare, ehi, fammi salvare. Capisco, no, meglio evitare quella strada. Andremo da quella parte invece. Come sai che da quella parte c'è un'uscita? Quando mi hanno portato nel laboratorio mi hanno fatto passare per di lì. Si arriva da un'uscita secondaria da cui si può scappare facilmente. Piuttosto. Perché mi volete portare via dalla mamma? Non è una cosa che pretendiamo, tu capisco ora, ma è per il tuo bene. E io chiudo qui. Chissà se riusciremo a scappare in tempo, dovremmo sfidare una specie di boss finale che sarà tipo la tipa. Ikea, vabbè, vediamo. Al prossimo video!